Fase 2. La memoria. Gli italiani invocano lo Stato anche se da sempre cercano di fotterlo. Sì, tu l'hai fatto! Sì, tu l'hai fatto! Brett, hai cercato di fotterlo! Hanno la memoria breve. In che senso? I medici, gli infermieri e tutti quelli che oggi sono eroi presto torneranno ad essere le merde che erano prima. 5 ricoverati, uno peggio dell'altro, sentite. Dimenticheremo chi ha avuto il coraggio di fare nomi e cognomi. Voglio un nome! E cagnomo. E torneremo a idolatrare quei nomi e cognomi. A proposito, usare i figli in campagna elettorale è davvero basso. Infatti. Dimenticheremo la fede. Quelli che in questi giorni mi parlano di Dio mi irritano. Tutti. Sia quelli che lo invocano che quelli che non ci credono. Io sto a metà. Come a metà? Secondo me Dio esiste, ma gli stiamo sul cazzo. Dimenticheremo tutti i complottisti e i diffusori di fake news. Ma non avevi già parlato di Salvini? E torneremo a diffondere la loro merda, perché è una merda calda e rassicurante. È rassicurante credere che ci sia un ordine mondiale che è pronto a diffondere un virus per far crollare le economie di tutto il mondo in modo da tenere la gente a casa, tagliare migliaia di alberi per installare le antenne del 5G e far guadagnare a pochi tantissimi soldi. Svegliatevi! Ma non era il titolo della rivista dei Testimoni di Geova? Che infatti ti citofonano la mattina, per coerenza. Insomma, se qualcuno ci guadagna, la digeriamo meglio. Dimenticheremo, forse, l'unica cosa che avremmo dovuto imparare, e cioè che siamo ospiti. Nemmeno troppo graditi. Su questo pianeta. Che senza ombra di dubbio siamo noi i responsabili dell'inquinamento, che non pagare le tasse e privatizzare non funziona, che si può lavorare da casa, che possiamo rinunciare ad un sacco dei nostri oggetti indispensabili, che possiamo essere felici anche senza il calcio. Ah già, il calcio. Sarà una delle prime cose a ripartire. Panem et circenses. E scusate, non ho fatto il classico? Perché il popolo vuole gioire, godere, schierarsi, discutere, era gol, non era gol, era rigore, non era rigore. Il popolo, quando s'abitua a dire che sei bravo, pure che non fai niente, sei sempre bravo. Perché gli italiani non amano le regole, però le invocano. Prima regola del Fight Club. Non parlate mai del Fight Club. Perché gli italiani sono un popolo di libertà e da sempre si battono per la loro libertà. La loro. La mia libertà è più bella della tua. Chi è? Tra poco ci saranno migliaia di Che Guevara da tastiera che, invocando la Costituzione, usciranno liberamente. Salteranno la fila perché sono uomini liberi. Andranno a correre e nuotare perché sono uomini liberi. Andranno a prendere il sole perché sono uomini liberi. Andranno in vacanza perché sono uomini liberi. Ma la libertà, a differenza della sanità, non si può privatizzare. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.